Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ci cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Per entrare nel vivo di questa memoria del cuore immacolato di Maria, partiamo dalla lettura del profeta Isaia, che ci ha introdotto in una grande verità, che la stirpe eletta sarà chiamata ed è benedetta dal Signore. Quel popolo che Dio si è scelto e che ha accompagnato per tutta la storia della salvezza e accompagna tutt'oggi, è un popolo benedetto, è un popolo che si è nutrito di tutta la fedeltà da parte di Dio, che ne ha avuta l'attenzione, la premura, ed è un popolo che ha coltivato, nonostante tutte le infedeltà, questa grande predilezione da parte di Dio. Allora è un popolo che è educato all'ascolto e a vivere questa relazione di privilegio. E in questo popolo c'è sicuramente lei, la Vergine Maria, che ha fatto della sua vita un ascolto perenne, efficace, è veramente perfetto, tanto che noi la chiamiamo la figlia prediletta del Padre, la madre di Gesù, la sposa dello Spirito Santo. È stata capace, sì, anche per singolare privilegio dell'essere immacolata, ma è stata capace di vivere questa relazione perfetta con la Trinità. E per questo lei è la madre anche di questo popolo eletto, di questo popolo benedetto. E tutto ciò è stato possibile perché è grazie al suo cuore plasmato e che è rimasto docile in questo cammino di questo popolo, di questa stirpe benedetta. Ed è singolare che la Chiesa, per, come dire, farci entrare in questo mistero, scelga questo brano che ci riporta Luca, dove il centro dell'attenzione sembra inizialmente averlo Gesù, che si ferma da adolescente nel Tempio, quasi
come gli adolescenti che oggi hanno bisogno di andare in profondità delle cose in cui credono e non sono spesso capiti poi dai loro genitori. E Maria in tutto questo si trova coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei. Grazie a questo episodio, il primo da Gesù bambino che ci riporta Luca, comprendiamo quello che è il ruolo di una madre, ma al contempo quella che è la posizione del discepolo. Maria in questo brano funge sia da madre che da discepola perfetta, perché se da un lato ci consegna l'atteggiamento bello del popolo che segue Gesù il Maestro e quindi assume la corretta posizione della discepola, ma al contempo non nega la sua maternità. Non lo nega né per il figlio, al quale manifesta la sua preoccupazione, ma nemmeno per tutti i figli che in qualche modo possono nel tempo e nella vita smarire Gesù il Maestro e quindi avere qualche difficoltà nel cammino della vita. Maria, che è modello ed è madre ed è maestra della nostra sequela di Cristo, ecco, vive con noi e per noi la stessa dinamica. Allora, Maria ci sta insegnando che questa stirpe eletta è chiamata a fare l'obbedienza per compiere la volontà del Padre, come Gesù gli dirà. Gli farà capire che è vero che essi è figlio di Maria di Giuseppe, ma oltre loro c'è un padre che lo chiama a compiere una volontà. Allora Maria capisce che da quell'esperienza le parole dell'angelo cominciano ad assumere un altro tono di questo figlio di Dio e quindi in quanto tale, come lo è stato anche per lei, occorre fare la volontà di Dio. Occorre rimanere in quella docilità, in quell'ascolto perpetuo, non di colui che capisce che cosa sta accadendo, ma di colui o di colei che comprende che c'è una volontà, che c'è un bene migliore di quello che tu vedi, c'è una premura più grande di quella che tu sperimenti. E l'unico modo, Maria ce lo insegna qui chiaramente, per entrare in questa dinamica di grazia e far parte di questa stirpe eletta e benedetta è quella di portare nel cuore la parola. Per questo il cuore di Maria è immacolato, perché sa e ha compreso che per fare parte di questo popolo occorre meditare la parola nel proprio cuore. Un cuore che per essere attento, docile, disponibile, deve essere immacolato, senza peccato. Questo è quello che la libertà nostra dovrebbe comprendere per un cammino autentico di fedeltà alla parola di Dio, alla volontà di Dio, all'amore di Dio. Scegliere la vita della grazia, quella che non ha peccato, che è capace di cogliere i movimenti dello Spirito, che non vengono in maniera a volte chiara, perché il Padre è molto delicato nei nostri confronti, non ci violenta, non ci costringe in questa relazione, ma pian piano sussurrando ai nostri cuori la sua volontà, la sua benevolenza, la sua amabilità, ecco, attende che i nostri cuori siano in sintonia con il suo. Allora, dopo il Sacro Cuore di Gesù, il Cuore Immacolato di Maria, ci dice proprio che c'è questa grande unione di intensa relazione tra i due. È vero, perché è il figlio con la madre e si comprende benissimo umanamente il perché di questa relazione. Ma Maria è modello della Chiesa, oltre che essere madre di Gesù, e quindi è madre nostra, e per questo diventa per noi un modello da assumere nel nostro cammino. Lo diciamo non perché non l'abbiamo fatto fin qui tutto questo, ma perché se comprendiamo questo nella fede, quindi non con la ragione, e comprendere significa entrare in questa docilità sempre di più, mai
considerarsi arrivati e già perfetti, ecco, facciamo questa esperienza di un cuore docile alla volontà di Dio. Allora Maria in tutto questo è veramente conferma e consolazione per noi, perché sappiamo da questa pagina che se il suo cuore è immacolato è anche addolorato, perché Maria è sempre pronta a ricercare coloro che smarriscono Gesù. Da buona madre che è, perché ha il cuore tenero, ogni volta che un suo figlio, un popolo, un figlio che appartiene al popolo eletto, lei va e cerca, almeno fa la domanda: perché ti sei allontanato? Perché hai fatto questo? E attende, come il padre, che tu aderisca a quel progetto che il padre ha per te. Allora il nostro cuore è una grande responsabilità nella vita di grazia. È la sede dell'uomo, la sede dove noi scegliamo ogni nostra azione, ma non lo consideriamo soltanto come il nostro cuore. Cerchiamo di farlo restare unito a quello di Maria, perché così i nostri passi saranno più sicuri. Venendo ogni giorno qui ai piedi del cuore immacolato e addolorato di Maria, ecco, sappiamoci amati da questa madre. Ricordiamocelo che ci ama, che ci sostiene nel cammino della vita, che in qualche modo lei, essendo parte della redenzione, perché la chiamiamo corredentrice, ha partecipato alla nostra salvezza e quindi non è disposta, per un cuore di madre, a veder perdersi un figlio. Allora coloro che vediamo smarriti, coloro che vediamo con cuore indurito, portiamoli a Maria. Iniziamo in questa relazione di salvezza accostandoli alla Madre di Dio. E così anche solleviamo, sosteniamo Maria in questa missione materna all'interno di questo popolo, perché il popolo possa fare l'esperienza della salvezza. Quanto è bello per una madre vedere un figlio che torna da Gesù, lo è ancora di più per Maria, perché lei ci ha generati sotto la croce e quel cuore veramente è stato unito a quello di Cristo, per cui vive tutta la dinamicità della redenzione. Allora diciamo anche oggi grazie al Padre che ci ha concesso una madre così intensa, che vive con noi questo cammino della nostra redenzione. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Dio, per il mistero dell'Annunciazione di Maria, dona alla Chiesa un cuore di povero per lasciare spazio all'opera creativa dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, per il mistero della Visitazione di Maria a Elisabetta, sollecita i credenti a portare sulle strade del mondo il gioioso annuncio del Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, per il mistero della maternità di Maria, rendi ogni comunità cristiana il luogo santo in cui la tua parola oggi si compie. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, irradia su di noi la gioia che ha riempito il cuore di Maria e fa che, seguendo il suo esempio, ritroviamo la libertà e la pace per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.